Autobus sostitutivi da lunedì 1 agosto dalla stazione ferroviaria di Campobasso fino a Termoli per opere straordinarie di miglioramento sui binari. Confortanti numeri che riguardano la lenta ma costante discesa del Covid in Italia. Il virus è sicuramente meno letale rispetto ai periodi passati. Il racconto nostro è l'impero del veronese Massimiliano Falavigna, vince a Castelbottaccio il premio letterario sostenuto dal Circolo Donna Olimpia Frangipane. Riparte dall'allenatore siciliano Mariano Maniscalco la pallavolo Campobasso, il sodalizio è stato inserito dalla federazione nel girone G della Serie B. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. Un pregiudicato 41enne lucano è stato arrestato per il colpo alla Banca Popolare di Bari di Termoli che fruttò circa 5.000 euro. La rapina nell'istituto di credito di Via Dante avvenne il 25 marzo di quest'anno. Gli accertamenti incrociati sono stati eseguiti dagli agenti di polizia di Campobasso e Matera. Niente quattordicesima per gli autisti e i dipendenti della ATM, l'azienda di trasporto pubblico più importante della regione. I sindacati incalzano ancora una volta l'assessore al comparto Quintino Pallante. I ritardi e le inadempienze nelle retribuzioni mensili oramai non fanno più notizia, ma la situazione è in ogni caso inaccettabile. Alle violazioni denunciate da mesi e culminate con la richiesta esplicita avanzata alla politica affinché si proceda alla risoluzione del contratto con ATM e di revoca della concessione. Ora si aggiunge la mancata corresponsione della quattordicesima mensilità, un obbligo sancito dal contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. Opere di manutenzione straordinaria sui binari della tratta ferrata da Campobasso alla stazione di Termoli, autobus sostitutivi per il mese di agosto. Da lunedì 1 agosto al 4 settembre sulla linea ferroviaria da Campobasso a Termoli saranno attivati gli autobus sostitutivi per garantire all'utenza il servizio di trasporto. L'intento è di portare benefici evidenti in termini di incremento delle prestazioni dei treni e regolarità nei tempi tra le due maggiori realtà del territorio. Ad annunciarlo la rete ferroviaria italiana per l'inizio degli interventi di manutenzione straordinaria sui binari. L'investimento finanziario è di circa 1,2 milioni di euro. Lo stop si è reso necessario per consentire la piena operatività dei cantieri. Le opere programmate vedranno impegnate 40 unità tra dipendenti di rete ferroviaria e delle ditte appaltatrici. Le azioni prevedono il risanamento e il livellamento di 15 km di binari, la revisione delle travate e interventi a ponti, a gallerie, operazioni volte a migliorare la linea ripresa solo 2 anni fa per il trasporto passeggeri tra il capoluogo e la costa adriatica nel periodo della bella stagione. Al porto di Termoli questa mattina la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante del reparto aeronavale della Guardia di Finanza tra il tenente colonnello Alessandro Furnò e il parigrado Paolo Vignudelli. Il reparto comprende un organico di circa 100 finanzieri e 8 unità navali ed opera lungo il litorale adriatico del Molise fino alle isole Tremiti. Negli ultimi 3 anni i finanzieri di Termoli hanno accertato oltre 340 irregolarità penali ed amministrative. Cambiamo argomento, sempre più confortanti le notizie e i numeri delle persone positive al Covid. Il trend del contagio è in costante calo in regione. La discesa del virus del Covid prosegue in Molise come nell'intera penisola, grazie anche alle alte temperature di queste settimane. Dagli 883 casi della settimana scorsa agli attuali 717 casi per 100.000 abitanti, flessione pure per l'indice RT arrivato a 1,06 nel contesto nazionale. Per quanto riguarda l'occupazione dei letti in ospedale, sono invece stabili le terapie intensive. Dal CNR viene però rimarcato come si conferma ancora in fase di ascesa la percentuale dei positivi ai test molecolari in Molise, Abruzzo e Marche.
Dagli ultimi dati nazionali in possesso degli esperti scende pure l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, mentre è stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva al 4%. Tra le altre note liete in regione, l'alto numero di guariti dal coronavirus, oltre 700, secondo il bollettino dell'azienda sanitaria di via Ugo Petrella, mentre i decessi totali per Covid in Molise dall'inizio della pandemia nel marzo del 2020 sono fermi a 651. Notizie confortanti in attesa del rientro massiccio di vacanzieri ed emigrati nei paesi d'origine per le ferie di agosto. Al più presto la figura degli operatori sociosanitari tornerà ad operare nelle carceri di Sulmona, L'Aquila ed Avezzano in pianta stabile, ad annunciarlo il sindacato UIL. La ASL 1 della Regione Abruzzo ha deciso di procedere all'entrata in vigore in pianta organica dei lavoratori parasanitari per far fronte inizialmente all'emergenza pandemica nazionale. Il consigliere regionale Angelo Primiani entra di nuovo in merito al sistema sanitario pubblico, sottolineando lo stato di disagio riguardo alla carenza di personale, ai lavoratori precari e alle USCA. Parla di sanità il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani. Delle tante criticità, delle false aspettative create da alcuni dispositivi di legge, dei dipendenti delle strutture pubbliche che non ci sono, dei precari, delle USCA, racconta di uno stato cronico di carenze e difficoltà organizzative e operative. Intanto avanza una proposta per la stabilizzazione di tanti operatori. La sanità in Regione Molise è completamente allo sbando e il management sanitario di ASREM sembra rincorrere gli eventi e non governarli per tempo come invece dovrebbe fare. È il caso della gestione dei precari Covid, quelle persone, i cosiddetti angeli del Covid, chiamati ad operare durante il picco pandemico e poi abbandonati a loro stessi. Recentemente il Consiglio regionale ha approvato una legge che secondo noi crea solo false aspettative ma non risolve il problema. È una legge con dei profili chiaramente incostituzionali che non risolverà il problema. Come Movimento 5 Stelle invece abbiamo proposto una soluzione pratica e immediatamente realizzabile, permettere a queste persone di raggiungere i 36 mesi previsti dalla legge Madia e poi procedere alla stabilizzazione. Per fare ciò bisogna prorogare gli incarichi al 31-12-2023 o in alternativa pubblicare nuovi avvisi pubblici in grado di valorizzare le esperienze lavorative pregresse. Questa è la soluzione immediata e migliore per tutelare queste persone. Ma i problemi della criticità della sanità non si limitano solo a questi. Ulteriori criticità si rilevano sul servizio delle USCA, servizio sospeso circa un mese fa e su Campobasso non ancora riattivato. Avevamo denunciato un bando carente e fatto in maniera superficiale, oggi ne abbiamo la riprova. Su 14 medici candidati per ricoprire quel ruolo, ben 10 hanno già provveduto a dimettersi. Questo non ha permesso ad ASREM di riattivare il servizio sulla postazione di Campobasso. Questo purtroppo era una criticità già denunciata da me a suo tempo e che oggi sta trovando riscontro. Rinviato il Consiglio regionale che doveva discutere la tornata delle designazioni, un'assemblea nel palazzo di Via 4 Novembre, sempre più debole attorno alla figura del suo presidente Donato Toma. Entro 40 giorni, a partire da oggi, se a Palazzo Daimmo di Campobasso non si troveranno 11 voti, le nomine passeranno al presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, esponente della maggioranza di centrodestra, che potrà operare in piena autonomia. Una ricerca dell'Istituto Neuromed apre la strada alla possibilità di ridurre il rischio cardiovascolare nei portatori di una specifica mutazione genetica. Le persone portatrici di una specifica mutazione genetica, quella del gene segnalato con la sigla MTHFR, che coinvolge il 20% della popolazione, hanno la tendenza a possedere un alto livello di omocisteina nel sangue e dunque l'aumento del rischio di essere colpiti da infarto o da ictus. Nasce da qui la ricerca condotta dal laboratorio di fisiopatologia dell'Istituto Neuromed,
che in collaborazione con le Università di Salerno, Vanvitelli di Napoli e la Sapienza di Roma mostra una nuova strada farmacologica per abbassare il rischio cardiovascolare in tali individui. Quello su cui ci siamo focalizzati è cercare di capire il link tra gli eventi trombotici che si sviluppano in questi pazienti con la mutazione MTHFR nel corso della loro vita, anche in età giovanile. Che in realtà quello che ci ha spinti a fare lo studio è che, nonostante i livelli di omocisteina di questi pazienti che sono correlati alla mutazione fossero già normalizzati grazie all'assunzione di vitamina B12 e folati, che oggi è la classica terapia che viene data a questi pazienti, nonostante ciò mostravano ancora degli eventi trombotici. Per cui abbiamo focalizzato l'attenzione partendo proprio dall'uomo, cercando di dare un attivatore della sirtuina 1, che poi rappresenta il target su cui abbiamo focalizzato maggiormente l'attenzione e che dapprima l'abbiamo stimolato attraverso una molecola ormai oggi molto conosciuta come il resveratrolo, che abbiamo potuto somministrare all'uomo perché è ormai già in commercio da questo punto di vista. Ma traslando questi risultati nel modello animale abbiamo potuto investigare i meccanismi che sono correlati a questo tipo di alterazione, andando a studiare sia il fenomeno trombotico nell'animale stesso mutante per MTHFR, sia le alterazioni a livello vascolare, che sono poi l'incipit di questo tipo di causa di eventi, appunto di eventi acuti cardiovascolari. E sull'animale abbiamo potuto effettuare uno studio differente, perché oltre a validare l'utilità del resveratrolo nel fenomeno di protezione da questi eventi acuti, abbiamo potuto utilizzare una nuova molecola che, in collaborazione col gruppo della professoressa Altucci della Vanvitelli di Napoli, abbiamo potuto isolare da una libreria di prodotti naturali di una Cambridge Library, e abbiamo tirato fuori questa molecola che era in grado di attivare di circa il 140% la sirtuina 1, quindi maggiore rispetto al resveratrolo. Ebbene, quando abbiamo somministrato questa molecola, ad oggi chiamata Iside 11, abbiamo notato che era in grado di prevenire completamente questi fenomeni trombotici e di migliorare la funzione vascolare, ma soprattutto di ridurre anche l'aggregazione piastrinica, che è il fenomeno che causa poi l'evento trombotico in sé. Diamo voce ai sanniti, confronto culturale pubblico questa sera alle 18.30 a Sepino sulle popolazioni che hanno abitato il Sannio italico in epoca pre-romana. Tra i relatori il professor Gianfranco De Benedittis, archeologo e docente universitario, e lo scrittore agnonese Nicola Mastronardi. Recupero e valorizzazione del centro urbano di Torella del Sannio. Al via un percorso di condivisione degli interventi in un incontro voluto dal neo primo cittadino del paese Gianni Meffe domani mattina alle 11.30, a seguire una passeggiata nel centro storico. Castelbottaccio ha ospitato la manifestazione di premiazione del premio letterario organizzato dal circolo neoilluminista Donna Olimpia Frangipane. Andiamo a vedere. Premiati a Castelbottaccio i vincitori della terza edizione del concorso letterario Come io vedo il mondo, quest'anno legato al tema del tempo perduto e il tempo ritrovato. L'iniziativa è organizzata dal circolo neoilluminista Donna Olimpia Frangipane. I vincitori di quest'anno sono, nell'ordine di classifica, Massimiliano Falavigna di Isola della Scala, provincia di Verona, Fabrizio Pelli di Reggio Emilia ed Elisabetta Scarano di Campobasso, che ha vinto anche il premio della giuria popolare. Con la collaborazione di Nicola Mastro Giuseppe abbiamo intervistato alcuni protagonisti della manifestazione. Si prova sicuramente una grande soddisfazione, proprio perché la giuria era molto di qualità, l'organizzazione del concorso era direi esemplare. E appunto perché in virtù di questa qualità è stata una maggiore soddisfazione ricevere questo premio. E l'idea del racconto è nata appunto da un'esperienza realmente accaduta, e dove mia moglie ha avuto l'idea di ricostruire l'albero genealogico fin dove è stato possibile arrivare. E quindi da questa proposta abbiamo iniziato a rivisitare archivi parrocchiali, gli uffici anagrafe e appunto i cimiteri, e abbiamo trascorso diverse giornate, intere giornate, alla ricerca dei nomi della sua famiglia.
E da questa ricerca appunto sono nate le riflessioni che poi sono finite nel racconto e che hanno dato vita appunto a questa storia. Questo concorso l'abbiamo iniziato nel 2008 con un premio di scrittura femminile che riportasse alla luce la figura di donna Olimpia Frangipane. Nel 2020 abbiamo trasformato il concorso in un concorso a più ampio respiro, aperto a tutti, e abbiamo visto in questa edizione che effettivamente il livello è progressivamente salito, dandoci effettivamente una soddisfazione notevole con opere che provengono praticamente da ogni regione d'Italia. Musica, blues e vino a Carovilli, il ritorno dell'evento enogastronomico ci sarà domani in Piazza Municipio e Largo Palazzo a partire dalle 16.30. Le degustazioni di vini naturali di 11 produttori invece dalle ore 18. Infine alle 22 il concerto della band guidata da Nick Becattini. D'estate i paesi della regione rifioriscono e si ripopolano di migliaia di emigrati. Un ritorno carico di nostalgia, affetti e per riscoprire le tradizioni popolari e la fede religiosa in occasione delle feste dei santi patroni. Vediamo proprio che in occasione delle feste patronali, ecco, c'è questo ricongiungersi, no? Di quelli che sono qui, di quelli che vengono da fuori, e riscoprire nel segno della fede e della tradizione popolare la propria identità. Mi viene a me, soprattutto per quelli, per i molisani che vengono da fuori, ormai ne abbiamo quasi 1 milione nel mondo di molisani, quelli che ritornano ai loro centri, ai loro paesi per le feste patronali, poi devono ripartire. Ecco, mi piace associare questo loro ripartire un po' con quell'espressione di Gabriele D'Annunzio: settembre andiamo, è tempo di migrare. Prima di andare, i pastori in Puglia per la transumanza bevevano profondamente i fondi alpestri, scrive il D'Annunzio, no? E nella sua lirica Settembre. E un po' così anche per i nostri carissimi molisani che ritornano per abbeverarsi al patrimonio genuino della loro spiritualità, della loro tradizione culturale, della loro umanità, e ritemprati, ricaricati, ritornare poi nella buona battaglia di ogni giorno. Credo che sia proprio questo il senso più bello, più squisito, ecco, di questo convenire e ritrovarsi insieme. Probabilmente sono proprio coloro che tornano nei paesi che hanno dato loro i natali, quelli che sentono maggiormente le tradizioni, la storia, anche la fede. È vero, io ho vissuto esperienze di comunità del Molise che si trovano negli Stati Uniti, ho partecipato a feste in onore di santi patroni qui di paesi del Molise, ma lì i nostri emigrati hanno costituito delle associazioni e devo dire vivono proprio con molto sentimento, ecco, le loro tradizioni religiose, con quella venatura, ecco, di nostalgia che poi fa appassionare il cuore. E qui il Santo Padre ci ha donato l'enciclica Fratelli Tutti, come è stato già detto nella domanda, molto bella, approvo, ringrazio per questa domanda, riscoprire il senso genuino di questo affratellamento su valori solidi che sono i valori della ragione e del Vangelo e costituiscono la nostra identità sannitica, c'è poco da fare, insomma. Per i giovani attualmente andare fuori per studio, per lavoro è una scelta loro, è una opportunità per loro, i loro genitori, i loro avi, molto probabilmente non è stato così, è stato un distacco più doloroso da questa terra. È un'opportunità per loro sicuramente, ma è un'opportunità anche per imprenditori, diciamo, che sono all'estero, che riescono a cogliere
la valentia, no, dell'ingegno molisano, e la sanno valorizzare e mettere a fuoco. Questo dovrebbe costituire un po' un punto di riflessione anche per coloro che sono preposti all'amministrazione della cosa pubblica, incentivare tutte le forme, tutte le possibilità perché le nostre intelligenze, i nostri cervelli possano contribuire innanzitutto in loco, ecco, alla fioritura, allo sviluppo e ad un vero progresso. A Montorio nei Frentani si inaugura il monumento agli emigranti per non dimenticare i suoi figli che hanno scelto di abbandonare la propria terra per lavoro. Domenica 31 alle 18:30 nella piazzetta di Via Roma sarà inaugurato il monumento a cura dell'autore Andrea Di Maulo. L'evento è promosso dal Comune di Montorio in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Montorio e l'Associazione Montoriese di Montreal. L'associazione Demetra ha presentato il marchio Sagra del prosciutto Santa Maria della Strada e la relativa manifestazione del 13, 14 e 15 agosto nel sito di Matrice. Daniele Di Cicco, allora l'associazione Demetra, la cooperazione soprattutto è una serie di iniziative. Sì, questa è una serie di iniziative che abbiamo intrapreso ormai, come è ben noto da tutti quanti, per mettere insieme una serie di attività sul territorio di aziende che comunque non hanno la possibilità di avere sbocchi fuori dalla regione di Molise e quindi di dare una visibilità anche alle nostre aziende associate sul nostro territorio. Ecco, come si svilupperà questa prima iniziativa, questa sagra del prosciutto? Allora, questa iniziativa, devo dire la sincera verità, nasce da un'esigenza oggettiva, nel senso di dare importanza un po' più al territorio. Noi ne abbiamo una montagna di sagre sul territorio, nascono da origini lontane, da delle tradizioni sostanzialmente, dove si utilizzavano i prodotti del territorio. Oggi non è più così, non è più la sagra di una volta. Noi come associazione vogliamo riportare quelle che sono le tradizioni, gli abbinamenti di quelli che sono i prodotti sul nostro territorio. Faccio un esempio banale, possiamo fare la sagra del prosciutto, ma non ci possiamo mettere poi un pane fatto con delle farine che vengono dal... sembra brutto dirlo adesso, dall'Ucraina oppure dal Canada, che sono pieni di glicosato. Allora, se una tradizione è quella di riportare in auge quelle che sono le tradizioni di una volta, lavorare i prodotti del nostro territorio, del nostro Molise, quindi con questo marchio noi vogliamo lanciare questo messaggio e quindi di valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio. Lo possiamo fare solo se si crea un marchio per dare visibilità al territorio e per far sì che comunque i turisti che vengono nella nostra regione sanno che cosa vengono a gustare. Al via all'Arino, la tre giorni del carnevale da Oscar, sei carri allegorici ispirati ai film di Hollywood. La fantasia dei maestri cartapestai frentani ha reso possibile regalare emozioni, musiche e allegria ai visitatori per questa prima edizione del carnevale estivo. L'innovativa proposta è stata curata dall'associazione culturale Larinella. E adesso spazio al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo sereno, a tratti nuvoloso su Molise e gran parte dell'Abruzzo. Dalla sera stellato. Le temperature odierne, in lieve calo, sono comprese fra la minima di 18 gradi a Campobasso e la massima di 34 gradi ad Isernia. In Abruzzo si registra una minima di 18 gradi all'Aquila e una massima di 33 gradi a Chieti. Domattina è stabilità diffusa e piogge sulle due regioni, poco mosso il mare Adriatico, venti di direzione variabile.
Pallavolo maschile di Serie B, la Spike Devils Campobasso riparte dal tecnico siciliano Mariano Maniscalco. È lui il primo tassello della stagione 2022-2023 scelto dalla dirigenza del capoluogo. Fra un mese esatto inizierà la preparazione precampionato con l'intento di amalgamare il nuovo sestetto. Il campionato di Serie B è stato suddiviso in 9 raggruppamenti con 14 squadre. I molisani sono stati inseriti nel girone G con formazioni sarde e laziali. Tra le favorite per la vittoria finale il Genzano, il Cuscagliari e Sarroc. L'azienda laziale di abbigliamento sportivo GEMS, partner di Lega Basket Femminile per i prossimi 3 anni, è pronta a proiettarsi nella pallacanestro femminile come nuovo sponsor tecnico per la Magnolia Campobasso. Accordo raggiunto a partire dalla stagione sportiva 2022-2023. Ed era questa la nostra ultima informazione, grazie per essere rimasti con noi, è tutto, arrivederci.